Provate a chiedere ad un attore quale potrebbe essere una delle comodità perdute una volta diventati famosi e probabilmente questi vi risponderà. La tranquillità dell'anonimato. Ecco perché non dovrebbe esserla presa troppo l'attore Matt Damon, presto al cinema con Sopravvissuto The Martian, quando una coppia di turisti lo ha avvicinato a Londra, mentre era con sua moglie e sua figlia, per chiedergli di scattare una foto. L'attore ha così raccontato tutto al Graham Norton Show, il corrispettivo londinese del Jimmy Fallon Show. Ero in un parco di Londra in tranquillità, in compagnia di mia moglie e mia figlia. Eravamo soli, a un certo punto arriva questa giovane coppia di spagnoli e mi vedono, scambiano due parole e tirano fuori la macchina fotografica. Dico a mia moglie: ci risiamo. Ma quando vedo che lui mette il braccio attorno al collo di sua moglie, mi fermo e lui mi guarda in modo strano. Capisco allora che non ha la più pallida idea di chi io sia, volevano solo gli scattassi la foto. Sopravvissuto, Matt Damon marziano al cinema. Sopravvissuto The Martian e il ritorno di Ridley Scott dopo Prometheus. Il film è basato sul romanzo bestseller L'uomo di Marte di Andy Weir, il cast è pieno di stelle. Da Matt Damon a Jessica Chastain, da Jeff Daniels a Sean Bean, da Kiefer Sutherland a Kate Mara. Il film racconta l'odissea di Mark Watney, astronauta considerato morto durante una missione su Marte. Sopravvissuto e con scarse provviste, Watney deve attingere al suo ingegno, alla sua arguzia e al suo spirito di sopravvivenza per trovare un modo per segnalare alla Terra che è vivo. Quando riuscirà a mettersi in contatto con la NASA, i suoi compagni metteranno su un'ardimentosa ed eroica missione di salvataggio. Chi se ne frega?